Signori, belli e benvenuti di nuovo in un nuovo episodio di Cyberpunk 2077. Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto come funziona una BD, abbiamo conosciuto Evelyn che vorremmo molto trombarci, ma soprattutto siamo, diciamo, entrati un pochino in dubbio su cosa fare, da che parte stare. Da un lato abbiamo Dex che ci offre il 35% solo perché abbiamo dimostrato che non ci interessano i soldi, ma la nostra reputazione. Dall'altro abbiamo Evelyn che vorrebbe fare il 50-50 su questa cosa, ma di conseguenza tradire Dex, questo significherebbe comunque crearci dei nuovi nemici e restare con Evelyn, ma non sappiamo quanta protezione abbiamo da parte di Evelyn, perché uno, non la conosciamo, due, non lo so, da una parte potrebbe anche, diciamo, avere grosse persone che la proteggono, dato che è entrata, come abbiamo visto nell'episodio precedente, così, nell'Arasaka, nell'edificio principale dell'erede degli Arasaka, così, se lo trombava anche, non lo so. Comunque, in questo episodio andremo a fare appunto il colpo, abbiamo tutto ciò che ci serve, le informazioni, la copertura, un piano, e quindi intanto prendo tutte ste cagate qua. Quindi abbiamo tutto, dobbiamo soltanto parlare con il nostro Jackie e ci siamo. Guarda qua che gente incredibile che abbiamo. Ok, usciamo da qui. Cioè, raga, guarda che ambiente, tutte ragazze di strada così, tutte cazzutissime. Guarda che occhiali di merda. Allora, bro. Allora? Sei pronto? Sono pronto, bro. Vai. Mi sono cambiato pure l'abito. Vediamo se posso farvi vedere, raga. Questo qui è il completo con cui dovremmo entrare sotto copertura. Fa un figo incredibile, raga. Oh, anche tu ti sei cambiato. Benvenuti a bordo di questo servizio della Main. Con della Main, i vostri problemi restano fuori. Porca puttana. Lo spero bene, cazzo. Non vedo motivo di usare simili imprecazioni. Ah, sì? E quella volta che volevo assumervi per l'addio al celibato di mio cugino? Eh? Sfortunatamente, non accettiamo simili contratti. Per 3 mesi avevo messo da parte i soldi. Bah, è acqua passata ormai. Metti in moto, Del. Prima di iniziare il nostro viaggio, devo verificare le identità di tutti i clienti. Prego, connettere i vostri link personali. Grazie. Pacchetto Excelsior attivato. Ok. Excelsior. Oh, di bene in meglio. Che cos'è? Excelsior. Appunto. Il pacchetto Excelsior è studiato per la nostra clientela premium. La qualità si paga, sai. Guarda. Che cazzo che è un gran... Attiva la modalità combattimento. Chiedo scusa, ma non sembra che siate in immediato pericolo. Vabbè. Fidati, se ci sarà bisogno abbatterà un esercito di ninja dell'Arasaka. Cazzo. Dex non ha badato a Dex spese. Dex non bada a spese, eh? Almeno sappiamo dove va a finire il suo 65%, eh? Excelsior. E che poi c'è da dire, raga, si entra tra i pezzi grossi. Cioè, capisci? Restiamo con i piedi per terra. Non emozionarti troppo. Facciamo le cose con calma. Non siamo ancora entrati. Per ora. Stiamo andando troppo sull'occhio. Comunque, non qua so, ti fa Jack. Capire quanto è potente Dex. Mi sembra che tu stia perdendo la tua stretta d'acciaio. Ah, a me sembra che sia tu ad avere un problema. È solo che ti voglio concentrato. Ti comporti come se stessimo andando a una festa. Vai, vai. Voglio che tu ti concentri sull'operazione. Abbiamo un lavoro da fare. Non sono mai stato più concentrato in tutta la mia cazzo di vita. Lascia che ti spieghi una cosa, V. Ho trascorso tutta la vita in questa merda che ci circonda. E non intendo tornarci. Questa è bella, raga. Questa è bella. Ehi, come vanno le cose? Lisce come carta vetrata. Presto, arriveremo all'hotel. Sentite, imposto una linea siamo diretta e cliccata per guidarvi nel compagni. V, prova a chiamare Jackie. Vediamo se siamo sincronizzati.
Ok, chiama Jack. Minchia, però è assurdo, raga, come lisce come carta vetrata, è bellissimo. Ho delle interferenze. Di qualcosa, bug. I più grandi crimini non sono frutto di necessità, bensì di un desiderio d'eccesso. Come, scusa? Aristotele, quindi mi ricevi, giusto? Sì, ti ricevo, a differenza dei concetti del tuo amico greco. Comunque era interessante. Pensaci un po', prova a capire. E tu, V? Io voglio più Aristotele. Voglio più Aristotele. Andate a fanculo. Ok, sembra che funzioni tutto. Sarà meglio. Io sei un Resta in pelato, tu contatto. sei un pelato, pelato, Grazie pelato. per aver scelto i servizi della Main e buona fortuna. Ah, è fare in culo. Attenderò qui il vostro ritorno. Finalmente ci siamo. Ok, attenzione, ragazzi, ci Quasi siamo. dimenticavo, niente ferro, eh? Lascia l'arma. D'accordo, Harry. Andiamo. È vero, io sono Harry. Aspetta, prendo il flathead. Io comunque è blindatissima sta macchina, eh? Guarda pure i cerchi. Ok, ragazzi, siamo pronti. Mamma mia, qua sono pezzi grossissimi. Siamo all'hotel, bug. Ricorda, la prenotazione è a tuo nome, Ramon. Siete lì per vedere Hajime Taki, Dipartimento Tecnologico. Benvenuti al I Compact documenti sono Plaza. per il fratello. Tranquilla, ci pensiamo noi. E io sono Ramon, lui è Derry. E dobbiamo vedere quest'uomo qua, che mi sono già dimenticato il nome. Benvenuti al Compact Plaza. Prego, entrate in fila indiana. D'accordo, Holm. Ah, signore. Aspetta, c'è qualcosa. Vi dispiace spiegarci perché state introducendo equipaggiamento militare nel Compact Plaza? Siamo mercanti di armi. Siamo mercanti d'armi. Mi scusi? Ah, è qui per vedere Taki-san. Dico bene? Taki-san? La prego, accetti le mie scuse per il disturbo. Ci vorrà solo un momento, signore. Ok, mamma mia, raga, l'ansia ti fa venire sto gioco. Prego. Ma lei è tutto di lusso, direi. Yokuso, salve e benvenuti al Compact Plaza. Vorremmo fare il check-in. Certo, solo un momento, prego. La prenotazione è a nome di? Victorino. Camera doppia, due adulti e una notte, giusto? Va Sì, bene. è giusto. Perfetto, avverto immediatamente Taki-san del vostro arrivo. Merda, questo non era previsto. Di qualcosa, vi fermala. Non Non sarà. sarà necessario. Porca Prima ci puttana. diamo una rinfrescata, poi lo avvertiamo noi. Ma Taki-san vi sta aspettando, no? Signorita, lo sa da quanto stiamo viaggiando? Sono 18 ore da Nuova Barcellona. Con un ritardo a metà chi perché un cyber psicopatico si è fatto saltare in aria nel terminal. Ah, un incubo. Oh, certo, capisco. Oddio, raga. Siete nella suite Lapislazzuli, al 42esimo piano. Oh, un'ultima formalità. Per favore, convalidate il vostro chip SID. Prego, tutto tuo, Poggia la Harry. mano. Sembra tutto a posto. Attenzione. Troppo bello, raga. Ha fatto benissimo. Che ne dici, Harry? Mm? Caratteristico, accogliente, non come l'hotel di quella convention di Zurigo. Non fare il pagliaccio, Jack. La sola e unica. Che c'è? Prendo la cosa sul serio. E lui è molto divertente, però dovrebbe, non lo so, forse un pochino. Che qua se finisce male. Guarda che bello con questo stile giapponese, raga. Sai, non lo so, è stato un po' pesante. Sono Doll d'alto bordo. Il bar non sembra male. Benvenuti al Compact Plaza. Durante la settimana non accettiamo prenotazioni, quindi si sieda pure al tavolo che vuole. O se preferisce, ci sono gli sgabelli al Potrei bancone. portarci Misty qualche volta, quando avremo concluso l'operazione. Controlliamo la stanza. Certo, perché no? Ora controlliamo la stanza. Potremmo bere uno shot, raga, ma.
Però per adesso facciamo le cose serie. Perché io su questo gioco, quando c'hai la possibilità di dialoghi, di scelte, di dire un po' come vuoi, preferisco molto immedesimarmi, no? Sul personaggio. Siamo perfetti o no? Come sto? La grande, dai. Non credevo che l'avrei detto, ma non sei niente male davvero. Sì, sto bene con tutto. Bello. Allora, andiamo agli appartamenti. Mamma mia, che qua c'è il lusso più totale, raga. Dio, guarda quanto va veloce, raga. Ci stiamo fermando. Ok. Questi sono gli appartamenti. Buongiorno. Guarda le TV d'oro, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, sono russi questi. Помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Bene, ci siamo. L'api. Siamo nella stanza. Ok, questa è la nostra molto stanza. Chic. Peccato che non ci fermiamo a dormire. Ottima scelta, Bug. Non l'ho scelta perché è chic. Okay, è la migliore per raggiungere il residente e i server. Sì, sì, mi ricordo. Poi queste qui me le vado io a leggere. Accendete il flathead e trovate l'accesso al condotto. Sembra abbastanza semplice. A volte la semplicità è difficile da padroneggiare. Aurelio, Aristotele, di chi è questa? Della sottoscritta, questa è mia. Attenzione. Dov'è il condotto? Attiva lo scanner, guarda in giro. Ok. Il condotto, eccolo. Eccolo. Bene, Jack, il flathead è a posto. Tutto pronto. Guarda che bello, raga. Mamma mia, che letto spaziale. Mi piacerebbe un letto così, raga. Cosa cos'è? Il cesso, probabilmente. Vabbè. Fammi guardare un'occhiata, raga. Ah, siamo dei fighi, raga, dai. Guidare il bot. Ok, prendi il chip. Tieni. Ok. Cazzo, dalle orecchie. Ti sto connettendo alla visuale delle telecamere. Potrebbe disorientarti un po', non agitarti. Oh, porca puttana. Ho sbagliato telecamera. Posso? Ok, ho una buona visuale. Non si può chiudere la gente fuori di casa. Portalo al prossimo lavoro. Oh, guarda. L'Arasaka coprirà tutti i costi e le sanzioni stabilite. Non è una questione di soldi. Siamo sotto elezioni. Che figura ci faccio? Inizieranno a dire che ho perso il controllo di Watson. Cioè, sto guidando il coso, guarda, guardalo. Una settimana è tutto quello che possiamo promettervi. Ci proveremo. È tutto quello che posso promettervi. Abbassa la temperatura, così loro andranno lì a controllare, si spostano e io passo sul condotto. Ok. Attenzione, ma guarda che è furtivo sto coso. Ok. No, è fantastica questa cosa. Ehi, Bug, ha funzionato. Cristo santo, hai idea di quanto costino quei cosi? Proseguite, non c'è tempo per i complimenti. Ok, vai. Assurdo, raga, è spettacolare sta cosa. Ok. Dove cazzo è il flathead? Eccolo. Ok, entra lì. Lo sto guidando dalle telecamere, fantastico. Aspetta. Altra telecamera, lì collega il flathead. Ok. Collega il flathead e poi passa alla seconda telecamera. Ok, quindi entra qua sul condotto e poi va nell'altra. Attenzione. Vabbè, sempre perché avete i condotti che si aprono così, voglio vedere se facevano bordello con i condotti antichi. Che okay, vediamo se in qualche modo è uscito. Eccolo qua. Metti il flathead alla sedia, B. Perfetto, quindi adesso posso neutralizzare. Dov'è? Ce la fa a scavalcare? È comunque sempre una cosa di ferro. Come fa a non fare rumore? È assurdo. Oddio. Fritto! Adoro questi demoni. Il flathead resta qui? A tenere d'occhio il residente, sì. Mi collego alla rete principale del compagni. Tu slocati. Perfetto, vado.
Oh. Bug, come andiamo col tempo? Ci sei, Bug? Sì, sì, sono qui. Ascoltate, l'ice è piuttosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. Vuoi che mi frigga il cervello? Siediti e goditi la tua raffinata suite. Grazie, lo farò. Vi, rilassati, ok? Riposati un po'. Ah, perfetto, siediti. Ma io mi voglio mettere a letto qua, sti cazzi. No, mi devo sedere per forza. No, 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 posso me. No, vabbè, mi siedo. Ok, tra l'altro siamo saliti di livello, raga. Mi sono messo un'abilità in vostra assenza che permette di fare delle uccisioni dall'alto, perché non letali. Ha rinunciato a tutto? Ah, chi ha rinunciato a cosa? Yorinobu Arasaka. Alla bella vita, intendo. È storia vecchia, lo so. Stavo solo riflettendo. Pensaci un attimo. Hai tutto, giusto? Eddie, educazione. Tuo padre può schioccare le dita e ridurre mezzo pianeta in una cazzo di distesa nucleare. E invece tu decidi che, nah, al diavolo. E che cosa fai? Crei una cazzo di gang, gli Steel Dragons o una cosa così. Sparisci dalla tua famiglia, ti ricopri di vera pelle e giochi a fare il capobanda per qualche anno. Ma per cosa? Il capriccio di un ricco stronzo. Beh, hai fatto lo stesso con... Vabbè, secondo me è il capriccio, bravo. Ah, fanculo. Che mi importa di uno stronzetto snob e delle sue fantasie da ragazzo di strada? Sai che risate, eh? Sono Yorinobu Arasaka. Volete unirvi alla mia gang? Un poser protetto dalle corporazioni. È quel nome, poi! Steel Dragons, cazzo! Il sogno proibito di ogni teppistello del cazzo. Si è annoiato di essere ricco e poi si è annoiato di fare il duro. Fottuto turista. Turista o no, è appena entrato nell'atrio. E rieccoci in pista. Sicurezza dell'attico fuori uso. Perfetto. Okay. Diamo inizio alle danze. Attenzione, raga, comincia qua il colpo. Ehi, Bug, sei rimasta in contatto per tutto il tempo? Da 3 ore e mezza. A proposito di quella scopa nel culo. Quella nel mio, dici? Sì, era solo un lapsus, sai. Lo so. Ora potrei farti perdonare. Sta andando alla grande, vero? Vero? Ah, tu sì che sei ottimista. Io invece ho un brutto presentimento, raga, perché già ci sono stati diversi problemini, anche se li abbiamo risolti subito, però questo fa capire che non è che proprio ci abbiamo un super piano, ecco. Ok, andiamo nella suite. Ah, ecco il silenzio imbarazzante. Vuoi sentirne una bella? Adesso, sul serio. Ok, sai perché Johnny ha cacciato la donna delle pulizie? Perché si rubava l'argenteria. Cristo santo. Che Jack è un grande. Ok, siamo nella stessa suite che abbiamo visto nell'episodio precedente. Però Arasaka. Nella BD. Di certo è meglio che essere il figlio di Rahul Wells. Ragazzi, concentratevi, la cassaforte. E fate in fretta. Perché? Che fretta c'è? Il segnale di Yorinobu è sparito. Cos'è, un cazzo di mago? Sarà una zona senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro lavoro. Io prendo tutto il secchio di champagne, prendo tutto. Lì, sotto la base. Cerca un interruttore. Più cose possibili. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo che vado. Mi rubo tutto. Euro dollari. Quanti euro dollari ha? Oh, 86, pensavo 41, pensavo che aveva più soldi. Il relic. Oh, la sua pistola. Però aspetta, questa se la prendo. Sembra che Yorinobu ci abbia lasciato un regalino. Non è granché, ma ci accontentiamo. Cos'è? Accendi. Bingo, ho trovato qualcosa. Cos'è? L'aria condizionata? Che arrivo. Minchia, ho preso la sua pistola, raga. Me l'ha fotto. E adesso? Collega il tuo link e rendici ricchi. Ok. Minchia, raga. Colpo della vita. Secondo me va male, già che abbiamo perso il segnale. Tocca a te, Bug. Dammi 2 secondi. No, raga. Abbiamo ospiti volanti. Bug? Non so chi sia, ma lo staff è in subbuglio. Sono tutti e 200 sul chi va là. Non mi piace per niente. Manca a me. No, qua va nella merda. Quanto manca a te? Merda, Yorinobu viene verso l'attico. Fa il culo! Apri la cassaforte!
Ci sono quasi. Fatto. Ottimo. Ok. Do un'occhiata. Il relic è intatto. Integrità Bioshard 100%. Direi di sì. Bene, andiamo. Ok, 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 raga, qua si mette malissimo. No, ma qua è troppo tardi, Yorinobu sta entrando. Nascondetevi. Dove? La colonna più grossa. Ehi, scherzi? No, dentro, subito. Come dentro la colonna più grossa? Siamo dentro. Il che non risolve il problema, ti. Lo so che il nostro problema è ancora lì. Dammi un secondo, ok? Porca puttana, raga. Impossibile, quello è... quello è Adam Smasher. La guardia. Peggio. È una leggenda di Night City. Un gran figlio di puttana. Che facciamo? Aspettiamo. Sono arrivati. Arrivano dalla piattaforma d'atterraggio. Di chi cazzo parlano? Bug, chi sta arrivando? Non è possibile. Non sta succedendo davvero. Saburo Arasaka. Ma... l'imperatore. Ma è vivo. Un'altra cazzo di leggenda. Shh. Dubito che qui sia insonorizzato. Attenzione, momento di panico. Che cazzo è questo? Belli sottotitoli che partono in giapponese e si traducono. Oh, cazzo. Azushitufe. Arasaka-sama. Mada body check ga owatte imasen. Watashi no musuko da. Rei no mono o okaishi shimashou ka? Cazzo. Watashi ga yaru. Itte kure. Ma sta andando a prendere il relic. Oh, c'è mancato poco. Meno male che io ho preso la pistola. Se ci avessi trovati. Ma non l'ha fatto. Ora smettila. Lui dice che guarda sempre qua. Incredibile, cazzo. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. Anta no mondaiten wa soko da. Sekai wa jibun chushin ni mawatteru to omotteru. Gōman da yo. Yorinobu. Doushite koko e? Jikijiki ni ore ni kutsujoku wo awase, tachiba wo omoi shiraseru tame ni ka? Deru kui wa utareru to yoku iu daro. Jibun no kotoba ja nani mo ienai no ka? Kisama koso jibun ga nani wo shio to shita ka wakatte iru no ka? Watashi tachi no koseki wo yabanjin ni watase nado. Watashi tachi no mirai wo. Ore tachi no mirai. Ore tachi. Nanka no machigai daro. Anta wa jibun no koto shika kangaete nai. Soshite kono kaisha no koto shika. Itsuka kono yona hi ga kuru koto wa wakatte ita. Kisama wa tsui ni koete wa naranai issen o koeta no da. Kore made omae no gukou ni wa me o tsubutte kita. Daga sore mo koko made da. Kono uragiri dake wa keshite yuruzen. Kisama no hahaoya ga ikite inakute yokatta. Musuko no fugai nai sugata o mano atari ni shite. Secondo me qua... kokoro o itamezu ni sunda. Cioè, raga, attenzione. Oh. Oh, cazzo. Kore de... mo... dare no koto mo yurusu hitsuyō wa nai. Lo sta uccidendo, ragazzi, rompono qua, siamo morti. Cioè, sta uccidendo suo padre, praticamente. Porca puttana! Cazzo, raga.
Cioè, appena ucciso Saburo, c'è suo padre. Vorrei mettere l'hotel in isolamento. Posso chiedere perché? Saburo Arasaka è stato assassinato. Codice rosso in vigore. Ma che cazzo? Attenzione! Codice rosso in vigore in tutto il Compeki Plaza. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale dell'hotel. Nanno sagi de tareka ga. Tareka ga chichi ni doku omotta. Doku o? Souda. Yorinobu-san, shikashi. Takemura, omae no shigoto wa nan da? Nanno hanashi desu. Tanjun na shitsumon da. Otaero. Che bastardi, ora che ha messo tutto in isolamento, come cazzo ce ne andiamo noi che è tutto isolato ora all'edificio? Che cazzo è successo lì? Yorinobu ha appena ucciso Saburo. Cosa? Suo padre, cazzo! Sapete che vuol dire? Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Oddio, siamo fottuti. Tirarci fuori. Bug, deve tirarci fuori di qui, subito! Un secondo! Non ce l'abbiamo un secondo! Cazzo! Ok, ho qualcosa. Dalla finestra. Come dalla finestra? Apro la serratura. Dovreste vedere una scala. Scala... Oh, merda! No, non adesso! Mi hanno beccato! Bug! Oh, Cristo santissimo! Abbiamo perso te! Cazzo! Siamo dei pezzi grossi! Contento, Jackie? Ora dove cazzo andiamo? Porca puttana! Passa di qua, Jackie! Andiamo alla scala! Farcela, Jackie! Non guardare giù! Sì! Siamo in alto! Oddio, raga, che situazione di merda! Il trauma! Se sono qui per Saburo, sono un po' in ritardo! Speriamo solo che non ci vedano! Ciccata madre! Sì, che ti brutto con gli occhi, Lisa! Siamo di andarcene! Porca puttana, raga, ma che cazzo è successo? Siamo nella merda.